Salve a tutti ragazze, allora oggi faccio questo video tutorial e spiego come si può fare in casa il sapone però senza l'utilizzo di soda caustica eccetera. Per esempio io non la posso usare perché avendo l'asma avrei qualche problema anche con le dovute accortezze di mascherina eccetera, mi può portare anche qualche problema. Quindi trovo una valida soluzione: comprare quel sapone che vende per esempio Aromazon, quello là Mint and Pore. Cioè, scioglie e versa, non lo so se lo vedete, per esempio questo è uno dei panetti che io ho preso. E io l'ho preso, a dire la verità, tutti e tre i tipi, sia trasparente, sia bianco e sia bianco con il latte di capra, che è questo qua. Ma io anche l'avevo già comprato da un altro sito, da Grassfruit, quello famoso per le fragranze. Io avevo preso sia questo, vediamo se si vedono, sì, questo bianco che ormai me ne è rimasto, questi erano in confezioni da 1 kg. Però l'inci non è buono come questo di Aromazon, ecco, mettiamo puntuale, però io l'ho usato e mi trovo bene. Questo bianco e questo trasparente. Vediamo se si vede, sì. Allora, in pratica questi qua basta solo scioglierli a bagnomaria e poi ci possiamo sbizzarrire veramente in tutte le maniere, in tutti i modi possibili per decorarlo, profumarlo, eccetera. Allora, io adesso vi faccio vedere tutte le cose che io utilizzo e poi passeremo a due tutorial e alla fine vi farò vedere tutti i saponi che io ho prodotto. Però ovviamente questo deve essere uno spunto per voi, perché poi voi veramente lo potete creare. Adesso vi faccio vedere dei metodi. Io le farò sia con il basso rilievo, cioè con il disegno inciso all'interno, sia con l'alto rilievo, cioè un disegno che resterà fuori dal sapone, e poi li possiamo veramente colorare con tutte le cose che possiamo. Adesso vi faccio vedere le cose che uso io, ci vediamo dopo. Allora, come ovviamente come primo ingrediente abbiamo le nostre basi per sapone. Poi ci occorrono, io ho questo di Aromazon per fare il bagnomaria, altrimenti potete fare il bagnomaria direttamente con la pentola e l'acqua. Io mi trovo bene con questo, visto che lo pulisco direttamente dentro e lo rimetto qui per scioglierne altro. Poi useremo dei cucchiaini, degli stampi dove dovremmo mettere il nostro sapone. Io ho sia questo in silicone, uno, ho questo qui che ho comprato su Aromazon con queste figure, fiore, fiocco di neve, stella e albero. Poi ho questi che ho preso da stamperia, queste sono le classiche forme per fare il sapone: rotondo, quadrato, ovale, rettangolare. Poi ho questo qua che faranno stile marino, col tema marino, non so se si vede. C'è un pesce, una conchiglia, una stella marina e un'altra conchiglia. Ecco, poi io userò anche degli stampini in silicone che ho fatto io, che sono questi qua, che li ho riprodotti sia per creare gioielli sia per fare questi alti rilievi, diciamo, che adesso vi mostro come si fanno. E io utilizzerò questi. Allora, sono due cammei. C'è questa donna e quest'altra donna da mettere sui saponi. Poi c'è una goccia con il fiore, un pesciolino. Poi c'è, ops, un fiore, una stella marina piccolissima, non so se si vede, ecco, così si vede un po'. Un'altra rosa più grande e un'altra stella marina. Poi ci occorrono anche degli stampini così, piccolini in alluminio. Io questi li ho comprati, sarebbero quelli che si usano per maneggiare fimo e altre cose, comunque per fare degli stampi. E poi ho anche questi, sono dei timbrini di stamperia. E ce n'ho di diverse cose. Questo per Natale, infatti comincio a portarmi avanti con, perché farò dei cesti per Natale e voglio cominciare a fare qualche sapone con queste cose. E poi come li coloriamo? Allora, potete usare sia miche, io ce l'ho qui, sia, guardate, sia le miche brillanti o gli ossidi, quello che avete. Poi io uso anche questi tre,
ho presi da stamperie che sono coloranti per sapone. Colorante per sapone. Dietro ovviamente poi con ogni colore si mischia all'altro e si crea un altro colore. Questi sono veramente buoni, ne bastano poche gocce e colorano veramente bene. Io li uso anche per quando faccio dei detergenti come shampoo, balsamo, eccetera, anzi solo sinceramente solo sul bagnoschiuma li uso. E poi ho preso anche da stamperia, sempre da stamperia, questi brillantini. Poi, siccome il sapone, questo qui, è semplice, la glicerina e basta, io ci aggiungerò, e lo farò come quello di Aromazon, della polvere di latte di pecora che ho preso su Grassfruit. Si vede il simbolo? Sì, su Grassfruit, e un altro lo farò all'argilla. Qui dentro c'è un mix che ho fatto io di argilla bianca kaolino, argilla verde, ossido di zinco e amido di riso. E vorrei metterne un cucchiaino, farò una prova per vedere come esce, in modo da lavarmi il viso facendomi una semi maschera, diciamo, anche se la vera maschera va tenuta un po' si deve essiccare per dare proprietà alla pelle, ma la voglio utilizzare e vedere come esce. Poi per profumare, io ho tutte le essenze, tutte, quasi tutte le essenze di Grassfruit. Ecco qua. Da vigna, questo. Ah, a proposito, per chi è curioso, magari se chiedetemelo se volete anche, magari che vi parlo di queste fragranze, così vi dico quelle che ho preso io e quello che ne penso. Questo qua è erba tagliata e sinceramente non so cosa devo. Ero tanto curioso di sentire l'odore. In effetti sa proprio di erba tagliata, ma non so come utilizzarlo perché secondo me va mixato insieme ad altre fragranze, perché così da solo non è che sia fantastico. E poi ho degli oli essenziali che tengo in questa scatolina. Ecco, questi due per esempio li ho presi da Grassfruit, sempre menta peperita. L'altro è lavanda. Dov'è? Lavanda. E niente, poi sono tutti gli altri oli essenziali. Con queste materie adesso andremo a prepararci del sapone. Mi sono dimenticato di dirvi che ci occorrerà anche uno spruzzino come questo, con dell'alcol, quello rosa, perché ci aiuterà per togliere le bolle nel sapone. Dopo vedremo nel tutorial. Comunque, uno spruzzino così, e poi ne ho un altro con l'alcol denaturalizzato, quello là per i dolci, buon gusto, che lo uso per sterilizzare tutto. Ok, cominciamo. Allora, aggiungiamo il nostro pezzettino. Io l'ho pesato, sono 5 grammi come inizio. Mettiamo solo questo a sciogliere a bagnomaria. Aumento la potenza così si scioglie prima. E lo utilizzerò per metterlo qua dentro e creare un altro rilievo a forma di rosa con il colorante rosso, questo di stamperia. Dell'olio essenziale di rosa, avevo anche la fragranza, però preferisco usare l'olio essenziale. E l'amica, questa Cuivre, questa qua mi piace tantissimo di Aromazone. Ne metterò una puntina, una goccia di olio essenziale e due gocce di colorante. Anzi, volendo il colorante, già posso cominciare a metterlo. Una e due. Ci verso anche, proprio vedete quanto? Una puntina minima. Ok. Il sapone che ho utilizzato è quello trasparente. Adesso aspettiamo che si scioglie e dopo vi faccio vedere. Allora, siccome con il cosino là di Aromazone in pratica non mescolava, si vede che non arriva a una temperatura, ma si scioglieva, non arriva a una temperatura adatta, lo sto sciogliendo a bagnomaria normale, come ho sempre fatto. Dopodiché lo passerò nello stampino e ci rivedremo. Allora, con quel contenuto
Mi sono venuti tre stampini, allora ho fatto la stellina piccola, una rosella piccola e una rosea più grande, quella di prima. Adesso ho messo a sciogliere del sapone bianco, questa volta non trasparente come questo, del sapone bianco a bagnomaria con due sole gocce di coso di colorante rosso, senza mica, perché voglio che quello mi venga rosa. E basta, ci vediamo dopo. Ah, qui prima di metterle ho aggiunto una goccia di olio essenziale di rosa. Allora anche qui ci verso due gocce di olio essenziale di rosa. Una, due. Scusate se è un po' movimentato il video, ma con una mano sola mescoliamo un pochino. Adesso togliamo dal fuoco con una presina o un qualcosa che avete a disposizione. Lo togliamo dal fuoco e lo versiamo nel nostro contenitore di prima. Io questo lo voglio fare ovale, spero che si veda. Ok, ora lasciamo riposare il tutto. Prima però spruzziamoci su uno zic di alcol, quello rosa, in modo da togliere tutte le bolle che vengono su. Ecco, ora il passaggio più importante. Come non appena vediamo che il sapone si sta rapprendendo, cioè che dentro il liquido però fuori forma questa patina, ci versiamo sopra, ci mettiamo sopra le nostre rose fatte in precedenza e lasciamo asciugare. Allora ragazze, eccoci qua. Scusatemi se non ho potuto proprio riprendere tutto, perché non riesco, sia anche se ho il cavalletto, non riesco magari quando sono in cucina, anche perché avete visto il cosino là a bagnomaria, quello di Aromazon, non è riuscito a sciogliermi tutto il sapone, quindi sono stato mezz'ora prima lì con il sapone che non si scioglieva. E praticamente ho dovuto prendere e travasarlo in un contenitorino di vetro e metterlo direttamente a bagnomaria come facevo prima. È strano perché l'altra volta mi sono fatto il burro cacao e i burri con gli oli sono sciolti benissimo, anche la cera d'api. Allora pensavo che sciogliendo la cera d'api anche il sapone lo potevo sciogliere, ma non è stato così. Allora adesso io vi faccio vedere quelli che ho realizzato, sia con il metodo che avete visto prima, sia con altri metodi che però io non ho fatto vedere, perché io stesso ho visto da altri video. Magari vi metto i link giù nell'info box. E niente, uno è di Ali Dynamos, che in pratica è stata lei all'inizio a farmi scoprire questo sapone che aveva Aromazon, che saluto, Alida, ciao. E poi c'è anche un'altra ragazza che, perdonami ma non mi ricordo come si chiama, ha anche lei il canale su YouTube, si chiama Cephilia Creation, una cosa del genere, scusami veramente se non mi ricordo come si pronuncia, e anche lei veramente l'ha fatti proprio stupendi, proprio belli. Lei però ha usato un sapone di stamperia che io non ho mai trovato, però usando questo, anzi è più naturale, quello è solo alla glicerina, questo qua è meglio. Adesso vi faccio vedere un po' che cosa ho creato. Per esempio questo qua è quello che avete visto nel tutorial, con le due rose, non so se si vede, sì. E questo qua l'ho fatto con l'olio essenziale di rosa ed è buonissimo. Poi ne ho creati due con dei cuoricini al centro, così, uno e due. Vediamo se si vedono, se li mette a luce, sì, eccoli qua. Allora, i cuoricini, quelli trasparenti, sono fatti con l'essenza di miele. E poi questo bianco, che l'ho colorato anche leggermente di giallo, è stato fatto con... ho messo praticamente quello, il sapone bianco, in più ci ho aggiunto la polvere di latte di pecora, perché non volevo aprire quello di Aromazon, sto usando questo, così lo finisco e l'ho fatto. E in più ho aggiunto anche due gocce di essenza di miele, e questi sono
Buonissimi, proprio questo è il mio preferito. Poi ne ho fatto un altro così trasparente. Qui dentro ci ho messo i fiori di lavanda. Non so se si vedono. Sì, che si vedono. Questo l'ho fatto col trasparente, non ho messo colorante, l'ho lasciato così come veniva con la lavanda, è uscito questo marroncino e ci ho aggiunto l'olio essenziale di Tea Tree Oil, anche questo è di lavanda, è venuto buonissimo, questo qua pure. Poi ne ho fatto un altro, questo qua ci ho aggiunto una fragranza che se non mi sbaglio si chiama Paradise, e ci ho messo all'interno, non so se si vede il cameo. Perché mai usarlo solo nei gioielli? Certo, qua poi andranno tutti rifiniti, adesso dovrò andare a lavorare, quindi non ho tempo, li farò dopo. Poi ne ho fatti due con gli stampini di Aromazon, uno col fiore, un altro l'alberello, eccolo qua. E qui ci ho aggiunto, ho fatto un mix. Allora, mi devo ricredere su quello che ho detto prima sull'essenza, quella là di erba tagliata, cut grass, perché nei saponi è buonissima, almeno a me piace tantissimo. L'ho aggiunta qua e ci ho aggiunto anche un po' di gocce di Bebe Butterbee, sarebbe quello della fragranza dei bambini. E a me piace tantissimo, non lo so, ma proprio è buono, buono, buono. Comunque, non voglio parlare più di tanto perché altrimenti questo video uscirà lunghissimo. E niente, vi saluto, vi mando un bacio a tutti e grazie per chi si è iscritto. E vi volevo dire che questi qua sono, io li userò come regalini, ecco, farò dei regalini, li metterò nei cesti, cose così. Ne ho fatti altri che però ho già regalato, fatti con la tecnica che vi mostra se figlia. Creation giù, che sarebbe con gli stampini che vi ho fatto vedere prima, cioè si creano dei disegni a basso rilievo dentro, sarebbero tipo come incisi. Guardate il video perché è veramente carino. E niente, è tutto. Vi mando un bacio. Scusate se ho fatto qualche gaffe o scusate se il tutorial non è chiaro, ma comunque spero, se vedendo anche gli altri, capirete meglio. Io vi ringrazio e ciao.